E quindi Claudio, ma che cos'era questo pezzo? Era un capolavoro, una delle grandi opere d'arte di Cicciolina che, come tutti sicuramente avranno ascoltato, ha scritto di suo pugno le parole del testo, ma io spero che per l'umanità ci sarà pace, amore e fratellanza. No, Quindi guarda, proprio devo dire di tutto un trash parte veramente molto, molto, molto in maniera tosti. trash, devo dire proprio. Comunque, Carlo, dacci qualche altra info in più ancora sul mondo di Cicciolina. Sì, allora praticamente Cicciolina disse di voler fare, anzi quasi di dover fare musica proprio perché aveva intenzione di portare la pornografia anche nella musica, quindi all'interno delle canzoni, cosa che ovviamente come abbiamo appena avuto modo di ascoltare non riesce, nel senso che è un connubio piuttosto quasi comico piuttosto che erotico, però siccome noi amiamo tantissimo Ilona, è proprio per questo che andiamo, proprio perché è diventata inaspettatamente una comica facendo canzoni che parlavano di sessualità. E a questo proposito, il prossimo brano che vorrei farvi ascoltare è un tripudio di questa comicità di cui vi parlo, perché è praticamente un'ode ad una pratica erotica, non so se si può dire adesso a Guarda, questo ormai testo, io con la la puntata di dico. oggi puoi dire tutto. E allora pissing, lo posso dire pissing, Dille, 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 e dille. diciamo pissing, quindi Oh. praticamente la canzone che vi sto per fare, che vi facciamo ascoltare, si chiama Goccioline. Quindi già dal titolo dovreste capire di che cosa parla. Quindi è una canzone che praticamente è un'ode a questa simpatica pratica di pissing reciproco, perché poi lei sottolinea il fatto che chiaramente stiamo parlando di pissing reciproco. No, E quindi vabbè. ci descrive proprio nel dettaglio quello che lei ama fare nel suo boudoir, appunto, visto Quindi che una siamo. puntata bagnata, una puntata fortunata. Lanciaci questo meraviglioso brano, Claudio. Goccioline, Ilona Staller, 1979, E ce a l'andiamo voi. ad ascoltare subito. Ciao.
Claudio, insomma, goccioline di cicciolina, devo dire che mi sta sconvolgendo, devo dire. Ecco perché, diciamo, no? Così se qualcuno magari volesse intraprendere una carriera nell'ambito del più, o comunque sperimentare, sa che appena ascolta il testo di cicciolina sa tutto quello che deve fare in questo ambito, no? Insomma, sappiamo benissimo a questo punto cosa, come si dice, cosa va veramente fatto per realtà. Ma sono rimasto sconvolto, diciamo, questa selezione è veramente... particolare, oserei dire. Che dici te? Sì, quasi didattica, direi, no? Qualcosa che ci insegna proprio a vivere la sessualità liberamente, perché appunto comunque cerchiamo anche di contestualizzare, questi sono brani, questo che abbiamo appena ascoltato è un brano del 79, quindi parliamo di un'Italia molto diversa rispetto ad oggi. Certo, infatti Cicciolina è stata tra le prime coraggiose, no? Diciamo, usiamo il termine coraggiose, ad esporsi così tanto in ambito sessuale, ma soprattutto certo, con un certo tipo di nudità e modo di fare, poi, no? Assolutamente sì, lei iniziando a Radio Luna, quindi con Radio Radicale, con Marco Pannella, aveva appunto istruito in un certo qual modo gli italiani a godersi pienamente la sessualità, i maschi italiani, cioè ovviamente all'epoca internet era fantascienza, quindi no, era impensabile poter condividere informazioni sessuali come andare su un sito, guardarsi qualcosa, certo. Cioè, c'era Cicciolina, c'erano i suoi dischi anche che aiutavano all'interno. Insomma, Cicciolina, madrina della sessualità in Italia, ma non solo in Italia, poi diciamoci la verità. No. È veramente sì, un personaggio internazionale. Allora, Claudio, visto che stiamo arrivando alla fine della tua prima rubrica, no? Diciamo qui all'interno di Baudoir e Radio Plastic, con cosa ci lasci? Dici un po'. Allora, io voglio finire questa prima puntata con il suo cult, diciamo, che è praticamente il brano che molti forse avranno sentito nominare, si chiama Muscolo Rosso. La conosciamo benissimo, oserei dire. Muscolo Rosso è un cult assolutamente intramontabile che tra l'altro in Italia fu censuratissimo e addirittura è diventato un oggetto di collezionismo notevole, perché all'epoca il disco non fu distribuito in Italia proprio per la censura di cui ti parlavo prima, ma esistono molte copie sotto banco che venivano smerciate nei dischi, nei negozi di dischi di provincia, queste cose così un po' un passamano, un passaparola. Senti là che storia. E quindi, però, essendo un disco che poi in Spagna ed in Francia è stato pubblicato normalmente, forse anche perché non avevano mai ascoltato bene il testo o perché magari non ne sapevano il significato, questo disco circolava regolarmente. Addirittura mi raccontarono degli italiani che andarono all'estero per comprare questo disco e importarlo in Italia, no, per venderlo poi di contrabbando. Quindi, cose turche. Mamma, ma senti che storia per questa canzone. Che mi dica di che cosa parla, perché lo sa, l'avete immaginato. Guarda, non vorrei chiedere di cosa, ma credo che l'immaginazione, diciamo, serve a poco, perché è molto... è molto semplice molto capire chiaro, di cosa no? Parla, diciamo. Claudio, allora, io ti inizio dicendoti grazie per il tempo che ci hai concesso anche a te. Ovviamente ci riascoltiamo anche lunedì prossimo, sempre alle 19.30, qui con Di Tutto un Trash su Baudoir con Claudio Suriano. Cercatelo anche su Facebook, sia la pagina artista, probabilmente c'è un bel mi piace, che al suo profilo Facebook, che tanto è bello e possibile anche lui, diciamo, a questo punto. Un po' come sono me. Sono qui per voi. Claudio, lanciaci l'ultimo pezzo. Signore e signori, Cicciolina in Muscolo Rosso. Claudio, un bacione e grazie ancora. E ascoltiamoci. Un bacione a voi, a presto, la settimana prossima.